nessuna domanda, benissimo. Allora iniziamo la lezione di oggi e vediamo un po' più nel dettaglio la sequenza che noi andiamo a seguire nella filiera riguardante le procedure di produzione di ghise e acciai. Come ho detto, normalmente nelle strutture moderne la prossimità alla miniera non è assolutamente assicurata, anzi non lo è praticamente mai assicurata. Abbiamo dei trasporti che sono fondamentalmente legati all'utilizzo di navi, visto l'enorme tonnellaggio coinvolto, e attrezzature di enormi dimensioni per lo stoccaggio e la trasformazione, in modo da avere a che fare con un prodotto che sia pronto ad essere utilizzato. Esempio, noi non possiamo utilizzare il minerale di miniera così come arriva, nella pezzatura che arriva, deve essere molto spesso pre-preparato, quindi ci sono a volte delle forme di sintetizzazione, delle forme di agglomeratura per cui agglomerazione con cui noi abbiamo poi il nostro materiale, ad esempio prima umidità, delle dimensioni più adatte ad essere utilizzato. Abbiamo appunto in parallelo sia la procedura di preparazione della carica con il minerale in partenza, sia le procedure per la preparazione del coke, che vi ripeto non è direttamente il carbone di miniera, ma è un carbone preparato in modo tale da essere chimicamente più attivo e quindi essere utilizzato più facilmente all'interno dell'alto forno. Ci sono delle procedure in cui appunto questo carbon coke viene appunto preparato in pezzature ottimali e quindi si va a preparare la carica per l'alto forno. Carica, vedremo fra poco come viene preparata, ma insomma sostanzialmente ci sta un riducente, che è appunto il coke, ci sta il minerale costituito da ossidi sostanzialmente di ferro, ferro e non solo, attenzione, ma anche da altro, e poi ci sta del fondente, che vedremo fra un po' che ruolo ha. Queste cariche vengono portate sull'alto forno, ovviamente questo sistema di carrelli, e si tratta di quantità enormi che vengono trattate giornalmente, quindi appunto immaginate un sistema, una struttura affetta da gigantismo sostanzialmente. Vi ripeto, l'alto forno tranquillamente può avere dimensioni di 60-70 metri, qui vediamo appunto una foto del sistema di caricamento, qua abbiamo l'alto forno nel suo dettaglio. Una volta prodotta la ghisa con delle procedure più tardi, ci sono questi carro siluri che sono in realtà dei veri e propri carri ferroviari sostanzialmente coinventati, tra cui c'è la colata della ghisa, e ghisa che può fare tanti percorsi, per esempio quello che vedete qua, per esempio in questo caso abbiamo un sistema di soffiaggio già all'interno del carro siluro, ma non è detto che ci sia sempre, già lì per abbattere alcune impurezze, per abbattere il carbonio. Abbiamo poi l'acciaieria a ossigeno, dei sistemi di insulfazione, di depurazione, abbiamo un sistema di aggiunta di elementi di lega in modo tale da ottenere il nostro acciaio nella composizione chimica desiderata, insufflazione, insufflaggio di ossigeno, oppure a volte di miscele di ossigeno e argon, oppure ancora a volte l'utilizzo di aria, dipende cosa state utilizzando. Dopodiché ancora appunto abbiamo sistemi di riduzione e quindi la colata, in questo caso la colata continua, non c'è un recipiente che deve essere utilizzato, ma piuttosto immaginiamo una sorta di recipiente sfondato e con un rapido raffreddamento di una parete della nostra colata riusciamo a ottenere in qualche modo una specie di cilindro solido con l'interno ancora fuso, una sorta di pocket coffee sostanzialmente, che però poi nel resto della vostra procedura va ad essere completamente solidificato e quindi tagliato e portato nelle forme opportune direttamente in questo modo. Poi ci sono una serie di procedure, io qui in realtà ve l'ho descritte con questa sequenza di animazioni per farvi capire che in realtà quello che qui poi noi riassumiamo con pochi passaggi è, in realtà consiste in una serie di passaggi piuttosto lunghi, ognuno di questi porta a delle modifiche di dimensioni, di forma, può portare a un miglioramento netto della nostra struttura, ma può portare anche a grossi problemi microstrutturali e macroscopici, quindi indurre rotture di vario tipo, indurre dei difetti di vario tipo che possono appunto andare avanti. Qui abbiamo una fase di laminazione sostanzialmente, in cui questa sequenza di cicli di laminazione, noi abbiamo una riduzione via via sempre più spinta della sezione del nostro oggetto. Qui in questo caso si va a procedere nella produzione di coil, immaginate questi, non c'è neanche da immaginare, i coil sono delle
è un laminato molto sottile raccolto in questi enormi gomitoli, diciamo così, questi enormi rocchetti che poi però non possono essere utilizzati così come sono, ma debbono subire una serie di trattamenti atti a ottenere le condizioni microstrutturali migliori e non ultimo atti a superare un problema piuttosto sentito nei coil, in questi grossi rocchetti di acciaio, che è quello della differente, innanzitutto della forte anisotropia direzionale nella struttura. Come sapete, qui abbiamo fortemente laminato e abbiamo quindi una forte direzionalità della struttura. E poi in questo caso, vedete in questa sequenza che osservate in questo momento, ci sono 3-4 coil, abbiamo un forno di riscaldamento, adesso vedete qua la fase, questo è uno stato protettivo, c'è un forno di ricottura, adesso poi vedremo cos'è, finalizzata a omogeneizzare le proprietà fra l'esterno e l'interno. In realtà nel coil poi alla fine comunque la testa e la coda del coil si va a eliminare, perché vanno a subire trattamenti termici anche molto diversi. Vedete qua la sequenza prosegue, io qui ve l'ho data appunto per darvi testimonianza del gigantismo soggetto a questo tipo di filiera industriale e alla sua apparente semplicità in questo schema che ho appena riportato, ma in realtà già andando un po' nel dettaglio dell'animazione una notevole complicazione, senza andare eccessivamente nel dettaglio. Vediamo quindi una focalizzazione del cuore del nostro sistema produttivo, che è appunto l'alto forno. L'alto forno si costituisce innanzitutto di questa enorme struttura che vi dicevo, che si articola in alcune sezioni, la gola, dove è che ci sta l'alimentazione, il tino, che è appunto la forma di tino, il ventre, che può avere appunto dimensioni più o meno variabili, sacca e crogiolo, che è la parte bassa. In effetti la carica, vi dicevo, è dall'alto, per quanto riguarda il minerale che viene immesso, minerale che viene immesso sostanzialmente a temperatura ambiente, quindi diciamo nella parte alta, addirittura viene normalmente stoccato all'aperto, per cui è soggetto alla pioggia, eccetera, quindi in qualche modo nella parte alta va a deumidificarsi anche, perde l'umidità che ha raccolto nel tempo, eccetera. Il materiale va dall'alto verso il basso fino al crogiolo, dove con tempistiche, con cadenze di qualche ora, va a subire appunto poi la colata. Il gas invece è in controdirezione, dal basso verso l'alto. Noi insuffiamo da questo toro che circonda il nostro alto forno, insuffiamo aria calda sostanzialmente, che reagisce poi con il carbonio presente all'interno, va ad altissima temperatura, notate qua il valore, e va verso l'alto e incontra in controreazione, in controdirezione la nostra materiale caldo, e va quindi a reagire secondo una sequenza che vedremo ovviamente in modo sempre abbastanza così a volo d'uccello nel dettaglio nella slide successiva. Quello che voglio farvi vedere in questo lucido è quello che c'è intorno. Intorno, in realtà, come vedete qua, in effetti non c'è una combustione vera e propria, a parte le reazioni che abbiamo qui. Abbiamo il problema di dover insufflare in una zona che sta a circa 2000 gradi dell'aria, aria che non può essere immessa a 20 gradi, avremo un rendimento pessimo nel nostro sistema. E per preriscaldarla abbiamo quelli che vengono denominati forni Cooper. I forni Cooper in realtà sono dei forni, proprio modo di dire, perché anche lì non c'è una combustione vera e propria, non avete una fiamma vera e propria. Sono dei forni ad alveare costituiti da mattoni di refrattario, dove voi fate passare, diciamo per ogni alto forno ce ne sono 3-4 sostanzialmente, di cui tipicamente uno è o in dismissione o in costruzione. Quindi diciamo che abbiamo asserviti intorno al nostro alto forno alcuni forni Cooper, di cui appunto uno è sempre in manutenzione e gli altri sono in esercizio. E praticamente ognuno dei forni Cooper durante l'esercizio dell'alto forno si trova in una fase differente del suo funzionamento. Una fase del suo funzionamento è quella in cui si carica di calore, in che modo? Si prende il gas caldo che esce fuori dall'alto forno, dove appunto abbiamo questa reazione isotermica, queste reazioni isotermiche piuttosto intense. Il gas caldo viene depolverizzato in vario modo, viene ripulito in qualche modo, e poi viene fatto passare dentro il forno Cooper freddo, che vi ricordo essere semplicemente un insieme ad alveare di mattoncini di refrattario. Questi mattoncini durante questa fase di caricamento di calore si caricano in calore e poi a un certo punto con un sistema di sterramenti e di valvole si chiude l'accesso del vento dall'alto forno al forno Cooper in caricamento e a quel punto si insuffla aria esterna. L'aria esterna passando per il forno Cooper si preriscalda e a quel punto viene mandata nel toro per andare a reagire all'interno dell'alto forno.
Quindi diciamo che i forni Cooper possono trovarsi o in fase di caricamento di calore utilizzando il gas caldo che fuoriesce dal vostro altoforno, oppure si può trovare in fase di immissione di calore all'interno del vostro forno, del vostro altoforno, il cosiddetto Cooper a vento, la fase in cui il vento caldo viene immesso nel toro che circonda la base del vostro altoforno e quindi va all'interno del nostro reattore, che questo è proprio un reattore del nostro altoforno, dove reagisce e va a dar luogo a una serie di reazioni esoterme. L'altoforno si struttura come vedete qui e queste sono le varie fasi che vediamo. Immaginiamo appunto di partire dall'alto verso il basso. Notate un altoforno di dimensioni non enormi, fra l'altro il tonnellaggio prodotto al giorno sono 4.000-8.000 tonnellate al giorno, sono valori enormi, che intorno a un'acciaieria ci sono una struttura di ferroviaria enorme, perché immaginate quant'è la mole del materiale che deve essere movimentato in questo caso. Abbiamo la parte alta, sempre appunto all'interno del tino, dove abbiamo il materiale che arriva fino a circa 400 gradi e quindi si preriscalda, si deumidifica. Materiale di ingresso viene composto da fondente, calcare, eccetera, minerale da ridurre e conca, che va costituito fondamentalmente da carbonio. Poi nella parte intermedia del tino, che è questa parte appunto con questa forma a tronco di cono, diciamo, dove abbiamo la riduzione indiretta del nostro materiale e la reazione esotermica costituita da 2CO che dà CO2 più C. Per temperature più alte, quindi nella parte più bassa del tino, abbiamo una serie di reazioni endotermiche che riducono ossidi superiori di manganese. Abbiamo la dissociazione del carbonato di calcio che era stata introdotta dall'alto e che va a iniziare a formare quella loppa con la quale la nostra ghisa andrà ad avere contatto. Perché vogliamo questa loppa, questa sostanza sostanzialmente non metallica a contatto con la ghisa? Ma proprio per sfruttare quegli equilibri che abbiamo visto all'inizio del nostro corso. Ricordate quando avevamo due fasi? Come si chiama quel principio? Esattamente, bravi. Almeno non vi siete addormentati, sono un quarto d'ora, insomma, non siete in pieno sonno. Proprio per le sciate si sfrutta, le sciate lì, e la loppa in qualche modo a contatto con la ghisa riesce a portargli via un po' di impurezze, d'accordo? Quindi si sfrutta proprio questo contatto fra due fasi differenti. Abbiamo poi, scendendo sempre più giù, abbiamo, a parte che si inizia la carburazione di quella che qui ancora è sostanzialmente una sorta di spugna di ferro, si inizia a formare la scoria, appunto questa loppa che permette di avere un equilibrio che consente di portare via un po' di elementi di purezza. Nella parte più bassa ancora, al di sotto del ventre, in questa sorta di tino rovesciato, alla zona della sacca, vedete che ha una pendenza contraria rispetto a quella del tino, abbiamo la completa fusione di materiali metallici, l'eccezione del coke, perché il carbone fonde a temperature estremamente più elevate, ma il coke qua va a reagire con l'ossigeno, va a produrre calore sostanzialmente, dove qui si raggiungono circa i 2000 gradi centigradi. Si ha la completa carburazione della spugna di ferro, la riduzione di manganese, silicio, fosforo e zolfo, e si va a formare la loppa finale, cioè quella fase non metallica dove abbiamo appunto sostanzialmente l'equilibrio con la ghisa stessa. E nella parte bassa, nel crogiolo, abbiamo ghisa nella parte bassa, perché la ghisa è più pesante, e la loppa che va a galleggiare sopra, e con periodicità di qualche ora lo spillamento di ghisa e di loppa. Che altro dire su questo? Beh, per esempio il fatto che questa sequenza che viene qui descritta, in effetti c'è anche qualche apporto con la storia della produzione del ferro. Allora, come capite bene, qui bisogna essere in grado di gestire enormi tonnellaggi e temperature anche molto alte, 2000 gradi, il che non è un'acquisizione molto antica, è relativamente recente, tant'è che nell'iconografia ufficiale, potremmo dire, della produzione del ferro, quella per esempio in cui c'era il fabbro che martellava ripetutamente in quelle, anche quelle scene di film in cui abbiamo medievali, in cui c'era appunto la produzione di spade ad esempio, attraverso martellamenti ripetuti, quel martellamento non era riferito solo al fatto di dare alla spada la forma di spada, ma in realtà si prendeva una spugna di ferro, che era quella più o meno che si otterrebbe in alto forno più o meno a questa altezza, e martellando ripetutamente con riscaldamenti sequenziali, ricordate, avete visto già vari film a riguardo, si faceva sprillare fuori, proprio
buttare fuori le impurezze contenute in questa spugna di ferro. D'accordo? Quindi in qualche modo si buttava fuori questa, da questa spugna le impurezze mediante martellamenti ripetuti. Qui abbiamo alcune grafici delle temperature presenti all'interno di un alto forno, una foto di un alto forno. Questo strano marchingegno. Questo strano marchingegno che cos'è? Ma io prima vi ho detto una cosa abbastanza simpatica, cioè qui abbiamo la ghisa viene fatta uscire fuori da una parte e la loppa dall'altra. In realtà bisogna bucarlo questo fisicamente, perché non è che ci sta un tappetto da stappare, si stappa, si fa uscire. Lì ci sta un martello pneumatico che va a perforare il crogiolo, si fa uscire fuori la quantità di ghisa desiderata, la quantità di loppa desiderata, e poi si rifà un tappo tipicamente di grafite, una pasta di grafite che poi risolidifica subito e va a tapparci il nostro crogiolo. Bene, questo strano robot va a fare proprio questo, va a bucare il crogiolo. In realtà io questa operazione l'ho vista dal vivo nel 95-96 fatta da persone, non c'era il robot, ma in realtà c'erano dei cristiani con delle parannanze in cuoio che vanno a bucare fisicamente con un martello cromatico il crogiolo e poi devono essere molto rapidi nello spostarsi perché c'è una fontanella di ghisa liquida che cerca di colpirli praticamente e c'è poi un percorso che segue questa ghisa liquida. Quindi sono operazioni assolutamente molto pericolose. Dopo, se vi ricordate la sequenza che abbiamo visto prima, riguardiamoci, dopo l'alto forno abbiamo che cosa come prodotto? Sostanzialmente, lasciando perdere la loppa, abbiamo una ghisa che vi ricordo essere una lega a base ferro fortemente ricca in anzitutto in carbonio e poi in tanti altri elementi. Quando dico fortemente ricca in carbonio, che cosa voglio dire? Bah, chi di voi ha fatto l'istituto tecnico mi potrà definire la ghisa come una lega a base ferro che ha un tenore di carbonio superiore al 2.06%. Definizione sostanzialmente errata, perché è una definizione corretta solo nel caso di una lega binaria ferro-carbonio. Nel caso di leghe reali, cioè lega a base ferro, ma che oltre al carbonio hanno anche altri 10-15 elementi, in realtà la definizione di ghisa o di acciaio di conseguenza non può essere legata a un tenore esatto di carbonio limite, ma piuttosto deve essere legata al fatto che durante la solidificazione la lega presenti o meno il cosiddetto arresto tecnico che andremo a definire nelle prossime lezioni. Nel caso di lega binaria questo limite è proprio il 2.06, ma è un limite, vi ripeto, non dico artificioso, ma è legato a una lega artificiale binaria ferro-carbonio che non ha nessun riscontro pratico in nessuna applicazione industriale. Voi mai avrete a che fare con leghe binarie ferro-carbonio. Tornando a noi, vi dicevo comunque questa lega ricca in carbonio per poter arrivare all'acciaio deve sicuramente vedere abbassarsi il suo tenore in carbonio. Un modo molto utilizzato è quello della sua conversione attraverso dei forni di insufflaggio in cui si soffia dell'ossigeno, oppure, e qui è l'alternativa che vediamo qua, partire direttamente dal rottame di ferro. Appunto, quindi parallelamente al processo di produzione della ghisa abbiamo quello in cui partendo da rottame riusciamo a fondere direttamente acciaio. Quindi diciamo che si può produrre acciaio partendo da ghisa oppure produrre acciaio partendo da acciaio, con tutti quei limiti che abbiamo detto stamattina riguardanti il controllo rigoroso della composizione chimica. Come vedete in questo caso sostanzialmente è una rifusione che andiamo a fare. Ci sono degli elettrodi, c'è un forno in questa forma un po' particolare, si usa del fondente per poter in qualche modo portare via un po' di impurezze, si fanno eventuali aggiunte per modificare la composizione chimica, ma a quel punto abbiamo con una semplice rifusione direttamente l'acciaio dal nostro sistema. Come vi dicevo appunto, nel caso però del processo di produzione a partire dall'alto forno c'è la necessità di ottenere l'acciaio riducendo appunto la nostra ghisa. Il convertitore è l'oggetto, è il forno che prevede appunto la possibilità di effettuare tale conversione. In realtà, e anche questo è un forno un po' sui generis, un po' come abbiamo detto prima il forno Cooper, che lo chiamavamo forno ma in realtà era un forno un po' particolare perché non c'era nessuna fiamma esistente. In questo caso è un forno, ma non c'è, e può esserci anche la fiamma, ma non c'è del combustibile aggiunto. Noi qui arriviamo con un metallo fuso, una ghisa fusa,
e semplicemente sfruttando il fatto che le reazioni di ossidazione che andiamo a indurre sono esotermiche, abbiamo un innalzamento della temperatura. Noi in pratica, o con delle lance messe dall'alto o con degli ugelli posti dal basso, insuffriamo all'interno del nostro sistema a volte aria, a volte ossigeno puro, a volte delle miscele ossigeno più azoto, adesso vedremo, scusate, AOD, ossigeno più argon, adesso vedremo perché l'argon, e vedete, variando il tempo di soffiaggio, variamo, qui abbiamo carbonio, fosforo, manganese, silicio, variamo il tenore di questi elementi secondo questo andamento. Vi dicevo, possiamo insufflare aria, però ci sono dei difetti in quello che si va a fare, ossigeno puro oppure miscela ossigeno più argon. Perché l'argon? L'argon apparentemente sarebbe un'aggiunta inutile, in quanto argon, gas nobile, non reagisce con nulla. In effetti l'aggiunta di argon ci consente di migliorare l'efficienza del sistema, perché a parità di quantità di ossigeno che vado a insufflare all'interno del mio sistema, aumento il volume delle bolle. In pratica, quando io ho all'interno di questo sistema una bolla di ossigeno puro, voi capite bene che la parte che è realmente efficace è solo lo strato esterno, il guscio esterno del mio sistema, non ho efficacia all'interno. Per cui in pratica io ho dell'ossigeno su cui ho speso energia, tempo, soldi per produrlo, ma in realtà questo mi gorgoglia fuori e non va a essere realmente efficace. Se invece io ho miscele di ossigeno e argon che vanno a gorgogliare all'interno del sistema, a parità di tenore di ossigeno, di quantità di ossigeno insufflata, io ho una maggiore efficacia nel processo di riduzione. Notate un dettaglio non trascurabile, più attenti di voi, già dopo mezz'ora di lezione qualcuno si era già addormentato in lezione meridiana, avrà però fatto caso a un dettaglio, ma come? Io prima ho perso energia, sforzo, quantità di denaro enormi per produrre con quel sistema gigantesco che è l'alto forno un metallo riducendo del materiale non metallico, ora io qui vado a spendere altra energia per produrre quell'ossigeno in modo da ossidare il metallo. Infatti io qui, fra l'altro, perdo del ferro come ossido, perché io non posso oggettivamente solo ossidare carbonio, fosforo, manganese, silicio, eccetera. Infatti parte del ferro viene perso sotto forma di ossido di ferro, ma in realtà è una perdita che devo per forza accettare, perché riesco ad abbattere il tenore di questi elementi e a ottenere un prodotto che appunto è dormiabile con l'acciaio. Se avete visto con attenzione quel lucido iniziale in cui c'era tutta quanta la filiera produttiva dell'acciaio, un elemento fondamentale era la siliera. Cos'è la siliera? La siliera è una sorta di enorme cestello che permette la movimentazione, a volte ad altezze anche abbastanza elevate, di grossi quantitativi di acciaio, in questo caso, consentendo poi il processo di colata. Immaginate questo enorme contenitore ricoperto internamente, rivestito internamente da refrattario. Sottolineo questo fatto del refrattario perché in realtà questo refrattario consente la manipolazione dell'acciaio, ma a sua volta, essendo sostanzialmente, immaginate un materiale tipo tufo, ancora più compatto del tufo, ma comunque un materiale non metallico, granuloso, che può per erosione anche perdere dei pezzetti. Bene, durante il processo di movimentazione e nel momento in cui tolgo la spina, questa è una spina che va a controllare appunto la siliera, alzando questa spina consento allo scaricatore di far perdere l'acciaio e la siliera si svuota e va a fare il suo processo di colata che vedremo fra un istante. Bene, chiaramente in questo processo io ho pezzettini anche delle mie pareti che possono essere portate via dal metallo e possono poi, a valle, nel processo di solidificazione, andare a solidificare, a essere inglobata all'interno e vanno a fungere come inclusioni. Ovviamente non sono inclusioni legate a quel discorso che avevo già accennato, relative alla diminuzione di solubilità dei gas all'interno dell'ossigeno, ad esempio durante il processo di solidificazione, ma sono inclusioni esogene, vengono denominate, cioè che provengono dall'esterno, che vuol dire da tutte quelle pareti di refrattario con cui il metallo fuso ha avuto a che fare durante tutto il suo processo produttivo. La colata, diciamo che i sistemi
produttivi più moderni hanno sicuramente a che fare sempre con colate, per quanto riguarda l'acciaio intendo, hanno sempre a che fare con le cosiddette colate continue, che possono essere verticali, a cuore solido, cioè subito dopo il raffreddatore, che è uno spessore, che è un sistema raffreddato ad acqua di rame di circa un metro circa, dove praticamente un getto violento d'acqua fa costruire intorno a questo flusso di metallo liquido uno spessore di circa un centimetro di solido, ma l'interno resta ancora liquido, oppure appunto curatore a cuore liquido oppure a cuore solido, in pratica il pezzo viene subito curvato o quando è solido ma ancora malleabile o quando è ancora liquido praticamente, e si ottiene un manufatto e poi viene tagliato la canna di sosta acetilenica e poi viene lavorato secondo i sistemi di lavorazione per poter ottenere i nostri semiprodotti. Qui vediamo che cosa? Per quanto riguarda le inclusioni non metalliche, una simulazione in colata continua di ciò che si ottiene per esempio per varie velocità di colata. Qui vedete un po', in questa simulazione, vedete le particelle che si ottengono con una colata di 1.4 tonnellate al minuto. Se aumentiamo la velocità di colata, osserviamo una quantità di particelle non metalliche che qua abbiamo il conteggio delle inclusioni, sta campionando, questa è una simulazione ovviamente, vedete qua la simulazione ci tira fuori queste particelle, in realtà vi devo far rivedere la precedente. Guardando la precedente abbiamo questa colata, questa è la velocità più bassa. Immaginate di aver fatto questa colata, di aver fatto raffreddare il pezzo viene tagliato, lucidato, osservato al microscopio e si vanno a comparare quante inclusioni ci sono. C'è una normativa riguardo che ci permette di classificare le inclusioni per forma, per numero, densità, eccetera. Queste sono le dimensioni come classificazione. Osservate appunto, queste sono quelle che sono state ottenute in questa velocità di colata, quella successiva l'abbiamo già vista, quella ancora successiva la vediamo qua e osserviamo appunto che aumentando la velocità di colata la quantità di inclusioni possono essere trasportate dal sistema e portate all'interno possono essere piuttosto numerose. Guardate qua, per esempio in questo caso abbiamo anche delle inclusioni piuttosto importanti presenti, vedete? Ora queste sono in realtà, a parità di ingrandimento, queste immagini sono ottenute, chiaramente sono delle discontinuità all'interno del processo assolutamente inaccettabili. Qua vediamo ancora una velocità ancora più alta per capire quanto questo sistema possa essere poi influenzato dal processo produttivo. Quindi quando vi dicevo le inclusioni non metalliche possono essere originate da varie fonti, ma comunque poi possono essere appunto dipendenti dal processo, vedete qui in questo caso queste inclusioni non metalliche sono assolutamente evidenti e sono numerose anche. Qui per esempio abbiamo un quadro riassuntivo di ciò che otteniamo come inclusioni non metalliche per differenti velocità di colata e osservate che aumentano come densità ma aumentano anche come dimensioni. Vi ricordo che le inclusioni non metalliche, che sono esse ossidi, carburi, nuclei eccetera, costituiscono delle assolute soluzioni di continuità all'interno della nostra struttura metallica, non hanno alcun ruolo, riescono ad avere alcun ruolo di resistenza meccanica come le particelle, come abbiamo visto per esempio essere il caso delle seconde fasi come particelle coerenti o incoerenti. In questo caso sono soluzioni di continuità macroscopiche, osservabili sempre al microscopio, ma comunque piuttosto evidenti, e che appunto processi produttivi differenziati possono portare ad essere più o meno evidenti. Noi saremmo spinti ad avere processi produttivi più rapidi, con velocità di colata più elevate, ma vedete, il processo può rischiare di avere grossissimi problemi con comportamenti meccanici molto diversi. Questo oggetto, rispetto a questo oggetto, come R con M, R con S, come allungamento percentuale, ha comportamenti totalmente diversi, nonostante la composizione chimica possa essere magari anche identica, d'accordo? Qui abbiamo degli schemi relativi a differenti forme di lavorazione del nostro manufatto metallico, il nostro manufatto
il nostro piatto, la nostra lamina può essere poi laminata, trafilata, portata nelle varie forme a seconda dei treni di laminazione e trafilatura che vengono ad essere adottati, ma queste cose le vedete in altri esami. Qui abbiamo una serie di schemi relativi ai semi lavorati, tondi, quadri, piatti, piatti larghi, eccetera, eccetera, tali poi da poterci permettere di ottenere travi di vario profilo, d'accordo? Che poi sono i semi lavorati con cui potete avere a che fare per ottenere gli oggetti da cui partire. Noi abbiamo adesso accennato al problema della laminazione, della trafilatura, cioè di deformazioni meccaniche, sia messa applicata a caldo o a freddo, ma che comportano comunque una deformazione macroscopica del nostro acciaio a valle di tutta la filiera produttiva. Vediamo che succede laminando un acciaio. In questo caso è una laminazione a freddo. In questa simulazione in realtà vediamo i cilindri di laminazione che si muovono rispetto a metallo freddo, e in realtà normalmente è il contrario, i cilindri sono fermi e il metallo che scorre. Ma quello che è notevole è che cosa? Che il passaggio del metallo all'interno del passaggio del metallo all'interno dei cilindri di laminazione comporta, faccio rivedere un'altra volta, da un metallo sostanzialmente equiassico, come era quello che avevamo, una forte deformazione plastica, un incremento della densità delle dislocazioni, un incremento notevole della resistenza meccanica, ma un abbattimento molto forte della duttilità, e quindi un metallo che, sempre a parità di comportamento di composizione chimica, però ha un comportamento meccanico totalmente differente. Un laminato è un metallo che è stato appunto sottoposto a laminazione, che ha subito una deformazione plastica, in questo caso a freddo, piuttosto importante, che presenta una densità di dislocazioni, visto che è stato deformato a freddo, molto elevata, che ha un R1M, un R1S tipicamente abbastanza elevati, ma una duttilità, un allungamento percentuale di rottura piuttosto bassi. Qui vediamo cosa succede alla microstruttura. Questa non è più una simulazione, questa è reale. In basso a sinistra avete le percentuali di deformazione che possiamo ottenere per una microstruttura che si deforma in maniera via via sempre più importante. Vediamo un'altra volta. Equiassico, si deforma a freddo in maniera, vedete, si schiacciano sempre di più, ovviamente in direzione della direzione di laminazione. Qui vediamo che cosa invece. Un attimo fa il nostro fuoco era sulla forma dei grani cristallini. Adesso vi ricordo un dettaglio, vi ripeto, chi vorrà poi continuare con questo tipo di analisi lo vedrà in altri corsi, ma in realtà, insomma, per poter vedere quelle foto o quella simulazione che abbiamo visto, sostanzialmente bisogna prendere il pezzo, tagliarlo, prepararlo metallograficamente, lucidarlo e attaccarlo metallograficamente, in modo tale che attaccandolo, usando degli aggressivi chimici o elettrochimici particolari, riusciamo a evidenziare le microstrutture di interesse. In quel caso che abbiamo visto un attimo fa erano i bordi di grano. In questo caso invece ci focalizziamo sulle inclusioni. In realtà, per vedere le inclusioni non è necessario attaccare né chimicamente né elettrochimicamente il nostro metallo. In quanto non metalliche, le inclusioni non riflettono la luce come materiale metallico, quindi basta un taglio e una lucidatura e le inclusioni si osservano tranquillamente senza fare alcun attacco né chimico né elettrochimico. Che succede se deformo, mediante laminazione, un acciaio che presenta un certo tenore di inclusioni? Facciamo ripetute laminazioni. Ovviamente non funziona su e giù, chiaramente, sono dei treni di laminazione in sequenza questi. Qui vediamo questo. Chiaramente l'effetto è differenziato a seconda che che la nostra inclusione sia a sua volta deformabile o non deformabile. Notate che ogni passaggio qui sulle tre simulazioni abbiamo delle diminuzioni di sezione differenziate. In pratica, nel caso di inclusioni non deformabili,
noi potremo avere una frattura di queste, potranno fratturare durante il processo di laminazione, queste fratture comporteranno la formazione di frammenti a spigolo vivo all'interno del nostro metallo, e voi capite già che un buco sostanzialmente all'interno del nostro metallo con spigolo vivo è piuttosto dannoso. Ma il fatto che ha a che fare con inclusioni deformabili può non essere a sua volta particolarmente gradevole, perché vedete, tendono ad allungarsi e schiacciarsi e possono funzionare ancora peggio da discontinuità all'interno della nostra struttura, e possono portare a grossi problemi di continuità fisica durante lo stesso processo, durante le sollecitazioni meccaniche, siano esse statiche, quasi statiche o dinamiche. Per cui praticamente, vediamo questo di nuovo, no? Abbiamo appunto questi processi di deformazione macroscopica. Ci sono domande su questo? Prego. Che materiale è formato da ghiera? Acciaio sostanzialmente, la parte esterna è acciaio, considera che all'interno abbiamo questi refrattari, possono essere di vario tipo sostanzialmente. In realtà tutto a quanto il processo di produzione, già nell'alto forno, ma poi ancora nel convertitore, ancora nelle siliere, eccetera, il materiale è sempre a contatto, come metallo liquido, è sempre a contatto con il refrattario. La tipologia del refrattario molto spesso poi condiziona anche l'intero processo, e attenzione, condiziona spesso anche la tipologia di impurezze e di inclusioni presenti. Quindi la scelta del refrattario non è banale. Una buona domanda la sua. Qui non stiamo entrando in questo dettaglio, però qui stiamo semplicemente cercando di capire qual è il processo produttivo, veramente a volo d'uccello, insomma. Pensate che appunto una cosa molto rapida ci ha portato via quasi nulla di lezione, quando in realtà però per poter entrare nel dettaglio del processo ne servono 70-80 minuti, insomma. Quindi chiaramente di puntine ce ne possono essere più di uno. L'importante è capire che all'interno del processo di produzione d'acciaio, già solo per il fatto di averlo portato in fase liquida, comporta processi erosivi rispetto alle pareti dei materiali con cui abbiamo a che fare, processi erosivi che possono portare appunto a portare via dei pezzettini piuttosto piccoli di questo materiale non metallico. Attenzione, essendo non metallico è più leggero del metallo, quindi tenderà sempre a galleggiare nella parte alta, ma non è detto, può rimanere neanche inglobato in terra. Altre domande? Prego. Secondo della velocità di colata, anche il volume è un maggior numero di inclusioni. Il maggior numero di inclusioni è anche inclusioni più grandi. E questo potrebbe essere, perché lei non ha consentito abbastanza, ho detto un secondo fa, non era chiarissimo, non consente, aumentando la velocità di colata, per esempio, al processo di decantare e di far galleggiare le inclusioni verso l'alto. Ma questo non può essere sfruttato per il fatto che oppure aumentano. No, attenzione. Queste non riescono a interagire con le dislocazioni perché sono troppo grosse. La dislocazione non viene proprio vista da queste qui, nel senso che sono, lei per avere un'interazione fra dislocazioni e seconde fasi, carburi, nitruri, deve avere dimensioni molto molto più. Queste sono delle dimensioni delle decine di micro, per cui sono assolutamente molto molto grandi. Non riescono proprio a interagire, d'accordo? Sono le immagini che si comportano alla stessa stregua di un buco. Poi, fra l'altro, questo buco, questo difetto, tanto più a forma aguzza, tanto peggio è. Per cui, per esempio, un attimo fa, un'inclusione rotondeggiante, come era quella che avevamo all'inizio della laminazione, laminando può peggiorare, portando a dei film, ad esempio, fra un grano e l'altro, quando abbiamo a che fare con una inclusione che diventa duttile, attenzione alla temperatura di laminazione, per cui anche lì, se stiamo laminando a caldo o freddo, dipenderà un po', insomma. Oppure se è fragile si frammenta, e frammentandosi certamente dà luogo a altre piccole inclusioni, più piccole di quella di partenza, ma che hanno punte aguzze, quindi peggioramento.